approvate voi il testo della legge costituzionale concernente superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi delle istituzioni, soppressione del CNEL e revisione del titolo quinto. Si vota sì o no, io voto sì, a naso dico che Travaglio vota no, a naso. Su questo, magari mi non su altro. E magari riesce a convincerlo, sì, possibilmente no? Non con un titolo pieno di bugie, diciamo. Perché la verità. Bugie? Perché se uno scrive, volete voi l'abolizione totale delle tasse e volete guadagnare 50 milioni al mese, dice sì, poi va a scoprire che non è vero. Però, scusi, esattamente come insieme? Non è vero che la legge che voi proponete fa le cose che dice quel titolo. No, benissimo, allora, siccome io non penso di poter convincere Travaglio, però facciamo un servizio... Non hai provi a convincere, c'è un unico modo per convincere pare i tanti italiani che Travaglio voteranno no. Che io voto no, a quel punto forse lui cambierebbe idea. Ma andiamo sul punto. No, quello non è Travaglio, vero. Scusi, la riduzione del numero dei parlamentari c'è o non c'è? Le domando sì o no, la riduzione, sì, lei voterà poi, no. Poi ma, parliamo, poi sì, parliamo. Ma siccome lei dice che non c'è questo nel testo, testo c'è la riduzione del numero dei parlamentari sì o è no? È una furbata. È una furbata. Scusi, bene, se lei nel titolo metteva, volete una riforma che vi impedirà di eleggere i senatori? Non secondo è lei che cosa avrebbero risposto gli allora, italiani che vogliono eleggere bene. I deputati non è, e i senatori? Non è così, e le dirò perché. È così. Perché no, non è così. Gli italiani non eleggeranno più i senatori, non avranno più la non scheda è vero, del Senato. Perché nel momento, scusi, Grubbi, questo è un punto fondamentale. Regionali. Non è così. Insomma, nel senso dai, l'avete scritto. Pensi come riusciranno a fare bene i sindaci se li mandate a metà settimana a fare i senatori a Roma? Ma lei se lo vede un sindaco in un'emergenza rifiuti, terremoto, alluvione, che a metà settimana piglia e va a fare il senatore? Fare l'assenteista come sindaco per far bene il senatore, l'assenteista magari come senatore, se il senato ha meno funzioni, ma tant'è che i sindaci non lo vogliono fare il senatore perché non hanno nemmeno 24 Travaglio, ore di tempo per fare il loro mestiere. Qualche sindaco all'emergenza rifiuti, la stragrande maggioranza non ha un problema di emergenza rifiuti, ma questa era una battuta che mi passerà, e riferita all'assessore che lei preferisce, l'assessore al comune di Roma. Vado nel merito della questione dei sindaci. Io non conosco nessun assessore, non so che cosa sta dicendo. L'assessore al comune di Roma sui rifiuti, l'assessore al comune di Roma, quello che lei ha detto. Nessun assessore, allora, mai visto né conosciuto. Ma no, lo difende nei suoi articoli. Che ma allora una... è finalmente garantista, sono contento. Parli della riforma, sul tema della riduzione pensate del numero dei parlamentari. Gli inquisiti che avete voi che non fate dimettere. No, no, guardi, io ho chiesto le dimissioni. Io ho chiesto le dimissioni della Muraro, visto che parla della Muraro. Io ho chiesto le dimissioni della Muraro per avere mentito. Fate dimettere tutti quelli che mentono nel vostro partito, a cominciare da lei, e poi scherziamo. Guardi, Travaglio, il fatto di quelli che mentono rispetto a lei, mi dica dove io mento e ne riparliamo. Il punto vero però è che se vuole le faccio vedere dove lei mente con tutti i suoi articoli, perché mi sono fatto una bella raccolta. Però vede, io non sono il presidente del consiglio, capisce? Il consiglio che mente è un po' più grave che non... Il punto vero è che lei ha scoperto un gioco meraviglioso che si chiama garantismo. Benissimo. Cioè quando vengono indagati quelli del PD chiede le dimissioni. Travaglio. Quando vengono indagati quelli del 5 Stelle ho chiesto le dimissioni dell'assessore per a 5 favore, Stelle. Non che mi fate bacchettare. No, il fatto che lei interrompa e il fatto, glielo dico con un sorriso, che lei interrompa non cambierà niente rispetto alla realtà dei fatti. Infatti io ho chiesto le dimissioni della Muraro. Lei continua ad interrompere perché sono 5 Stelle ma due pesi e due misure. Chiesto le dimissioni della Muraro. Caro Travaglio, sono felice che lei abbia scoperto il magico mondo del garantismo. Chiesto le dimissioni della Muraro. Entro nel merito del referendum. Siamo al referendum. No, voi manderete in Senato, perché avete le regioni piene di inquisiti. Perfetto. Che manderete in Senato con l'immunità parlamentare. Ora arrivo anche sull'immunità. Nel titolo tanto, non l'avete messo. Siccome c'è, no, ma ci arrivo anche sull'immunità. perché no? L'immunità passa. Oggi l'immunità ce l'hanno 945 persone. Mm-hmm. Dopo la riforma ce la, se passa il sì, ce l'avranno 730, se passa no ce l'avranno 945, quindi questa è l'ennesima balla che lei dice. Toglietela Travaglio, io capisco che lei sia nervoso, Travaglio, ma deve avere la pazienza. Se sono nervoso, Marco Travaglio, ti richiamo all'ordine, per favore. Volta. Questo è l'articolo 70 della Costituzione di oggi, 9 parole. Questo è l'articolo 70 fatto dai semplificatori, 438 parole. Chi lo legge non ci capisce niente. Zagrebelsky ha detto smetto di insegnare se passa questa roba, non per polemica, perché non so capire che cosa vuol dire, tant'è che crea chi dice 13, chi dice 8, chi dice 10 nuovi sistemi di approvazione delle leggi, mentre oggi, e siamo complicati, ne abbiamo due, cioè passiamo dal bicameralismo perfetto al bicameralismo cazzaro, così come capita. Allora questa è una roba che uno se scrive così in una tesi o in un tema viene bocciato col 2
col 2 il segno rosso a scuola. Ecco, noi abbiamo fatto scrivere questa, la nuova Costituzione, da degli analfabeti che non si esprimono in lingua italiana e che creeranno soltanto paralisi. Renzi parla di risparmi. Io ero renziano quando gli sentivo dire: dimezzeremo il numero dei deputati e dei senatori e poi gli dimezzeremo pure le indennità. Quello sì sarebbe stato un bel risparmio e ci avrebbe dato una Camera e un Senato equilibrati, giustamente con poteri diversi, ma non una Camera che resta a 630 e un Senatino che va a 100. Senatino che va a 100 ma che continuerà obbligatoriamente o facoltativamente a poter rivotare tutte le leggi che vota la Camera, per cui poi torneranno indietro. Quindi non è vero niente che sparisce il ping pong Camera-Senato. Questa è la tragedia. Io sono preoccupato perché adesso il Partito Democratico si sta rendendo conto, non so Renzi come la pensi davvero, che l'Italicum è stata una paccata. No, però siamo sul 70, tant'è che stanno tornando indietro. Allora io non vorrei che dopo che vince il sì, loro si rendessero conto che era una paccata anche questa come l'Italicum. Ma l'Italicum lo ritirano con una maggioranza semplice. Questo ce lo ciucciamo per 30 anni, perché ci vogliono i 2/3 del Parlamento per cambiare una riforma costituzionale. E quindi noi ci teniamo una roba scritta coi piedi che dura per 20 o 30 anni. Pensiamoci. Renzi, io...